Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi siamo di nuovo qui con Dark Souls. Ci troviamo direttamente da Artorias. Allora, oggi affronteremo questo terribile boss. Abbiamo 7 fiaschette, ce le faremo bastare e vediamo quello che ne esce. Anche perché sarà veramente tosta. Quindi, per i 100 iscritti, questo sarà un piccolo speciale per ringraziare tutti voi della vostra partecipazione. Ma andiamo ad affrontare uno dei boss veramente più diti in culo di tutto Dark Souls. Naturalmente vedrete mille mila tagli, perché a primo colpo non lo sconfiggo manco per il cazzo. Cioè, guardate, già è cattivo già dall'inizio, ragazzi. Questo ci farà no male di più. Però la grafica è spettacolare, ma voglio la sua armatura. Vi farò vedere soltanto una volta non appena crepo la prima, il percorso più veloce per arrivare al boss e poi via. Guardate già che è cattivo. Ok. Però fa male, attenzione perché. Ah, però vabbè, un po' di danno ce lo facciamo. Allora, hai rotto il cazzo. Forza. Allora, andiamoci in un'altra maniera. Ok, siamo morti, ma chi se ne frega, curiamoci. Ok. Io vado duro, ragazzi, ma tanto lo so che crepo perché con 3 fiaschette manco per il cazzo. Dai. Cioè, guardate il raggio. Cioè, non ho nemmeno tempo con un'Uchigatana di fargli da. Blocchiamo. Aia. E siamo morti. Vabbè, adesso lo sapevo, ma adesso. Dettaglio. Però un po' di vita gliel'ho tolta. Ergo, si può anche sconfiggere, forse. Adesso vi mostrerò lo shortcut per intero. Così lo andiamo a darare. Allora, questa armatura è utile, ma non tanto. Quindi dovrei puntare sulla leggerezza. Siamo a 40, però. Togliamo, mettiamo questo, ci arriviamo in midroll. Questo è un problema, non abbiamo un equip adatto. Cioè, anche se utilizzassi questi, però. Problematica. Molto, molto difficile. Utilizzando i pantaloni neri cambia qualcosa. Proviamo così, ragazzi. Vediamo cosa ne esce. Allora, per lo shortcut, abbastanza semplice. Basta farci il ponte. Non affronterò tutti i nemici perché devo risparmiare le forze appunto per lo scontro principale. Forse uccidiamo solo questi. Ok, perfetto, andiamo avanti. Spediti, spediti, senza guardarci dietro. Adesso sono in fast roll, ragazzi. Vediamo se riusciamo ad alarlo, perché il danno glielo facciamo. Se dobbiamo fare uno scontro fisico, manco per il cazzo. Proverò anche un equip tutto di difesa, sempre. Ok, andiamo qui. Questo tenetevelo sempre aperto. E avete visto che per arrivare dal boss ci vuole veramente poco. Non ho perso nemmeno salute. Quindi abbiamo le nostre erbe. Dove sei? Dove sei? Eccolo qui. Il fiore verde lo dobbiamo utilizzare prima dell'incontro, così ricarichiamo stamina a bestia. E proviamoci di nuovo. Come già detto in precedenza, ci saranno veramente tantissimi tentativi. Via. E adesso sarà ancora più incazzato, ma a noi non ce ne frega niente. Vediamo se io a schivare non sono adatto.
Levi, forza. Ma anche io a schivare faccio veramente schifo. Un attacco. Ok. Ah, merda. Te volevi fregarmi, figlio di troia. Ok. Io vado pesante, ragazzi. Quello che succede, succede. Come vedete, sono riuscito a bloccare la sua furia. Forza, vieni qua. Vieni qua, vieni. Mamma mia, l'agilità del Lucigatana è qualcosa di spaventoso, però mi sta aprendo, curati. E vabbè, dettagli, dettagli. Odio questi doppi attacchi di merda e basta. Ok. Indietreggiamo. È a metà vita. Però lui fa male. Curati come se non ci fosse un domani. Così. Aia. Dai, incazzati così mi dai. Così. Quando è così, ragazzi, colpite subito. Via. Perché continua ad attaccare? Via. Merda, siamo morti, via. Ah, palle, per poco, ragazzi. Ce la possiamo anche fare con questo set di velocità. Si può sconfiggere. Riproviamo, ragazzi, vediamo. Visto che anche il video per voi. Allora, rotta il cazzo, attenzione. Però la mia... Si colpisce anche di striscio questo figlio di puttana. Non volevi. Cazzo, siamo morti. Vabbè, mi ci curo di davanti, davvero è pro. Ma non si può parlare. No, non si può parlare, pensavo di potergli fare un parry. Ma muorici. Alterniamo scudo, ragazzi. No, 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 merda, merda, ho fatto la cazzata. Dovevo attaccarlo, e vabbè. Adesso qui si devono evitare tutti gli attacchi come se non ci fosse un domani. Via, via. Fino a quando non si scarica come una batteria. Altrimenti, come vedete, ha l'aura nera. Quindi significa che ha richiamato il potere dall'abisso. Ergo ci vuole rompere il culo. Le anime fregatevene, ragazzi. Forza, forza. Attenzione a questo attacco. È devastante. Guardate la vita. No, merda. Ho fatto di nuovo la cazzata per paura. Quindi non abbiate paura. Non è così forte. Non è vero, è fortissimo. È fortissimo e ci fa male. Yes! Terzo tentativo, vaffanculo testa di minchia, vai! Togliti dai coglioni! Mamma mia, terzo tentativo, ragazzi, sconfitto anche Artorias. Ci manca soltanto Camelot
Come cazzo si chiama? È Manus. Mamma mia, è pro. 50.000 anime. Perfetto. Adesso più avanti dovrebbe esserci un salvataggio. Come vedete, con questo set ho sconfitto Artorias. Armatura cavaliere nero più 5 insieme ai guanti. Maschera del padre. Grembiale di Xanthus. Anelli e tutto il resto. Quindi andiamo a salvare. E terminiamo questo piccolo speciale per ringraziarvi tutti voi dei 100 iscritti e continuate a seguirmi, ragazzi. Usciranno poi nuove serie non appena terminiamo Dark Souls. Quindi, ragazzi, termino qui questo video. Vi ringrazio ancora e mi raccomando, continuate a seguirmi. Noi ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti!